Come va, fratello? Non so come dirlo, ma... Mano. Oh. Il signore. È ancora presto per le visite, ma a me serve davvero una mano. Ok, ci vediamo dopo. Mi trovi qui? Ehi, dottoressa, no, davvero. Potrò suonare il piano quando sarà tutto finito. Molto divertente, William. Stenditi. Ok. Potrei suonare le tagliatelle. Sul serio, potrei. Ti verrebbe... Come vedi, se la caverà benissimo. Non ha neanche più la febbre. Ah, bella notizia. Beh, io ho alcuni casini da sistemare. Come ti ho già detto, William ti deve la vita, davvero. Boozer non mi deve niente. Sono io in debito. Ehi. Ne ho salvati altri due. Eddie e Mia sarebbero morti senza quegli antibiotici. Ci tenevo lo sapessi. Ehi, ho un lavoro per te. Hai un lavoro per me? Sì, un mucchio di furiosi morti. A ovest del ponte pedonale, nel pantano. Mi serve che li tiri fuori e li porti fino al rogo. Va bene? Bonifica palustre. Sì. Trova un altro, sono impegnato. Ehi, ho chiesto a te di farlo. Non so cosa t'abbia detto Mike durante la gita, ma c'è del lavoro da fare. Ehi, ehi. Schizzo, non può venire con te, serve a me. Non ricordo di averti interpellato. Beh, ho parlato con Mike. Devo andare nell'incubo e lui mi accompagnerà. Chiaro? Te l'ho detto, sono impegnato. Ok, ma quando torni, vieni a cercarmi. Allora vieni. Dove? Ha importanza. Insomma, dove andiamo? A nord. Ricky, non ho tempo per le stronzate di Schizzo, pensa per le tue. Vieni, ti faccio vedere. Mike mi ha detto tutto. Tutto cosa? Beh, che vuoi sigillare le caverne per fermare le orde. Ma hai detto così, ma potrebbe rallentarle. E comunque, dove vuoi arrivare? Va bene. Ho pensato che probabilmente hai deciso di restare. E non solo per Boozer, ma perché vuoi dare una mano. È questo che pensi? Ehi, al tempo ho sempre fatto la mia parte. Certo. Ma sempre solo il minimo indispensabile, e lo sai bene. E ora aiuti Iron Mike a sigillare le caverne. Cosa vuoi che pensi? Ecco. Vedi, qualche settimana fa uno è morto perché questo è saltato e ha spento il respiratore dell'infermeria. Respiratore? Ah, cazzo, richiapri gli occhi. Se vivi attaccato a un respiratore, qui sei già morto. Se fosse stato Boozer? Già, come immaginavo. Sai, non abbiamo più corrente da quasi 2 anni, ma... I trasformatori e le linee sono tutti in ordine. Beh, quantomeno qui. Vorrei andare a nord per controllare la diga e capire meglio perché è saltato no, tutto. No, fare da scorta è compito di Schizzo. Non ho bisogno della scorta. Tu vivevi lassù, quindi conosci molto bene la zona. Deacon mi hai chiesto aiuto, giusto? Ora mi serve il tuo. Merda. Ok, bene. Chiamo qualcuno che sappia no, andare in moto. No, scordatelo. Andremo di nascosto. Se ci sono quelli di Copland, so come gestirli. Ma da quelle parti sperdute, pieno di ripugnanti e stronzi e Dio solo sa chi altri, andare in molti attirerebbe più attenzione. Sì. No, sì, ma no, faremo a modo mio. Mm.
Merda. Ok, d'accordo. Andiamo. Ricky, scusa se te lo chiedo, ma l'altra notte, nell'infermeria... Ti avrei sparato in faccia? No. Sul serio? L'espressione che avevi... Prima ti avrei trascinato fuori e poi sparato. No, sì, certo. Per non sporcare di sangue tutta l'infermeria. Ah, esatto. Se partiamo presto, rientreremo prima che faccia buio. Se qualcosa non va storto... Che cosa può andare storto? Ti seguo. Segui la rotta che ho segnato sulla tua mappa. Dobbiamo assolutamente evitare i campi dei predoni. Sì, ricevuto. Come sei finita qui? Non te l'ho mai chiesto. Come tutti, immagino. Quando il mondo è andato a puttane ero a migliaia di chilometri da casa. Quando sono tornata non c'era più nessuno. E dove sei? Sono cresciuta in un paese vicino a Portland. Lavoravo in città, dormivo da amici, tornavo nei weekend. Vita da metropoli? Sì, certo, ma in Oregon. Che situazione hai trovato? Come sei riuscita ad andartene da lì? Non lo so. Fortuna, credo. Le strade erano intasate fino alla costa. Un unico enorme parcheggio. La valle dell'Willamette era una zona di guerra. È successo tutto troppo in fretta. Quando sono andata via ho detto ai miei amici di fuggire. Mi sa che non mi hanno ascoltata. Hanno nuclearizzato tutto, vero? Portland? Sì, l'ho sentito, ma non credo sia vero. Avremmo subito gli effetti della pioggia radioattiva, no? Già. Ascolta, ma tu, Eddie... Qualcosa ti turba? A me, no. Figurati. Solo che non lo sapevo. Abbiamo viaggiato parecchio insieme, ma l'argomento non è mai saltato fuori. Forse perché... non so... credevo che mantenere le distanze mi avrebbe aiutato a sopravvivere. No, ok, non avrei dovuto chiedere, non sono affari miei. Per questo sono al campo, per provare a vivere di nuovo una vita normale. E tanti auguri. Non c'è niente di serio tra me e Eddie. Non mi sembrava così. Beh, tutto accade molto in fretta di questi tempi, sai cosa intendo. Non voglio saperlo. Volevo dirti una cosa. Spara. Beh, insomma, apprezzo che tu voglia schierarti con me. Con me e Boozer. Con Iron Mike, intendo. Wow, ti stai ramollendo. Fottiti. Non mi hai mai ringraziato per niente. Forse non ne avevo mai avuto motivo. Certo. Dove sei andato con Iron Mike l'altro giorno? Aspetta, non ti aveva già raccontato tutto? Beh, non si sbottona facilmente. Conosco Iron Mike da parecchio e a dire il vero non credo di averlo mai visto così giù di corda. Dove siete stati? A Sherman's Camp. Dicono sia un covo di matti. Puoi giurarci, ma non avevamo molta scelta. Vorrei sigillare le caverne per impedire alle orde di attraversarle. E il vecchio sapeva dove fosse l'ufficio reclami delle miniere. Abbiamo preso alcune mappe, ora ci servono esplosivi. Hai la radio rotta? Sembrava ti fossi offerto per qualche commissione. Sono in moto con te, no? Ferma miseria. Non volevi bonificare la palude? Ok, mi hai beccato. Quindi che è successo? Qualcosa è successo? Niente, Ricky, non è successo niente. Non ha detto niente? No! Niente di niente! L'hai detto anche tu! No! Iron Mike non è un tipo che si sbottona facilmente! Ok, ecco la diga! Andiamo con cautela all'ingresso! Non ho idea di chi o cosa potremmo incontrare! Ok! Sembra libera. Temi brutte sorprese? Sì, sempre. Se ne troviamo, siamo fottuti. Ok, avanti. Voglio vedere il deflusso. Dove vai? Qua giù. No. Qualcosa non va. Dovrebbe scorrere molta più acqua qui. Dici? Sì, e senti il rumore? Quale rumore? Appunto. Se le turbine fossero in funzione, dovremmo sentire il ronzio da qui.
Cos'è successo? Cosa? No. Quello che è accaduto a tutti i ponti. Qualche genio in uniforme si è convinto che far saltare tutto in aria avrebbe tenuto lontano le orde. Orde di profughi o di furiosi? Hai presente uomini come Copland? Probabilmente entrambe. Ok, dai, voglio dare un'occhiata. Come usare? Vieni, tocca qui. Cosa? Avanti. Ok. Senti niente? No. Appunto. Se l'acqua stesse scorrendo, le turbine vibrerebbero. Seguimi. Da questa parte. Dobbiamo arrivare fin su, in cima. Ti seguo. Vedi quella tubatura? È una condotta forzata. Il serbatoio aumenta la pressione dell'acqua, spingendola nei tubi e concentrando il flusso, che viene incanalato verso le turbine. Come diavolo fai a sapere questa roba? I miei due fratelli riparavano auto con mio padre. Fu lui a trovarmi un lavoro alla Boeing quando avevo 17 anni. Studiavo part-time per diventare ingegnere meccanico quando si è scatenato l'inferno. Li hai più rivisti? Tuo padre e i tuoi fratelli? No. Forza, di qua. Ok, vediamo che si può fare. Beh, sarà divertente. Quindi ora... Che succede? Che fai? Abbiamo viaggiato pochi mesi insieme, ma da che ti conosco non ti ho mai visto offrirti volontario per qualcosa. Uno dei due deve tuffarsi e liberare il collettore. Quindi tocca a me. Oh, ma tu puoi restare a guardare. Ok. Beh, ora o mai più, forza. Sì, è piuttosto sporca, ma forse posso riuscire a ripulirla. Torna alla turbina. Controlla se sta vibrando. Senti questa vibrazione? Sì, ma le linee sono ancora senza corrente. Cosa? Beh, sarebbe stato troppo semplice. Dai, coraggio, controlliamo i trasformatori. Cos'è accaduto a tuo padre e ai tuoi fratelli? Non ne ho idea.
Mentre tornavo ho provato a chiamare mille volte, ma senza mai prendere la linea. Quando sono arrivata non c'era più nessuno. L'intero quartiere era deserto. C'erano volantini ovunque che ordinavano l'evacuazione. Ho raggiunto il campo profughi più vicino, ma era stato invaso. Erano tutti morti. C'erano furiosi ovunque. Cazzo, Ricky, mi dispiace molto. Beh, ormai è morto. Questi alimentano le linee verso sud. Ok, per te perché non funzionano? No, non ne ho idea. Ok. Forse le scatole di derivazione della turbina sono in corto, controlliamo. Ok? D'accordo. Senti, che problema hai con Schizzo? Sembri sempre sul punto di tagliargli la gola. Qualche mese fa io e Eddie l'abbiamo sorpreso fuori dal nostro alloggio mentre facevamo il bagno. Cosa? Cristo, ma è un guardone! Gli ho detto che se lo rifà vedrà che la mia pistola è più grossa della sua. Oh, Gesù. Sai, se c'era anche Eddie, è probabile che Schizzo non stesse guardando te. Ho fatto di tutto per non farle castrare quel bastardo. Dai! Mai fare arrabbiare una donna che sa come usare un bisturi. Forza, sollevami. Ok. Ok, ci penso io. A posto. Ok, è aperto. Le scatole di derivazione sono qui dietro. Dio, cos'è questa pozza? Nidi di furiosi. E dal fetore direi più di un paio. Stammi vicino. Quante molotov fai con te? Abbastanza. Ok, ricordi come funziona? Tu li bruci, io li stendo. Non preoccuparti, non si dimentica. Bruciamo tutto. Arrivano! Pronto. Ce n'è uno qui! Ricevuto! Accendila! Sei pronta? Oh, sì. Stai bene? Sì. Non amano molto le visite qui, eh? Beh, puoi dargli torto. Faranno meglio ad abituarsi. Da oggi rivendico il territorio per il campo di Lost Lake. Dire al popolo. Ok, controlliamo le scatole di derivazione e andiamo via. Ci siamo. Pronto? Sì. Ok. Oh, sì! Houston, abbiamo corrente! Ottimo lavoro! Non ce l'avrei fatta da sola. Dai, cerchiamo qualcosa con cui bloccare la porta. Non voglio tornare ogni mese a ripulire questo merdaio. Aspetta, sarai ancora qui tra un mese. Cosa? No, non lo so. Perché non... Cristo so. Ti prendo per il culo, Dick, dai.
Perché mi hai chiesto di mio padre e dei miei fratelli? Non lo so, è solo che non li avevi mai nominati prima. Beh, mi dispiace, forse avresti preferito non parlarne. No, tranquillo. Anzi, anche io ho una domanda per te, fin da quando viaggiavamo in moto insieme. Ok, Ricky, ma non ora. Ne riparliamo più tardi. Ma cosa... Ehi, ehi! Su, dobbiamo muoverci. Non hai mai chiesto perché ho smesso di stare con te e Boozer? Perché avrei dovuto chiederlo? Sapevo la risposta alle stronzate di Iron Mike. Cazzo, Ricky, dobbiamo discuterne ora. Siamo andati in moto insieme per, non so, un paio di mesi. Dai, Dick! Ok. Ok. Accadde una notte. Lo ricordo perfettamente. Fuori nevicava e... Boozer russava, ricordi il casino? Cazzo, è certa che avrebbe attirato un'orda intera. Sì, beh, quello non è cambiato. Comunque, pensavi fossimo tutti addormentati e ti eri seduto fuori da solo come tuo solito. E stavi fissando qualcosa. Quella notte non hai dormito. Dammi la foto, Dick. Dai, ti prego. Fu allora che capii. Che avresti capito? Che non volevo fare la fine di tanti altri come noi, prigionieri del passato, in fuga da qualcosa. Io voglio guardare avanti. Ok? Non indietro. Non è come pensi tu, ok? Segui il cammino! Sicuro che siano loro? Ho visto il simbolo sulla schiena! Veniamo da Lost Lake, Iron Mike, ha un accordo! Beh, è stata un'ottima idea, voglio di provare. Muoverti, tieni giù la testa. Ehi, hey, so dare a me stessa! Sì? Da quanto sei a... Attenzione! Resta lì! Porca troia! Cosa diavolo ci fanno qui? Sistemando. Ascoltatemi! Siamo di Lost Lake! Non abbiate paura! Un accordo! Facciamo scorta. Eccomi!
Questa era l'ultima. Non ne ho idea. Ai tempi ho conosciuto tossici che si comportavano in modo simile. Erano strafatti di infenciclidina o qualcosa del genere. Ah, sali da bagno, ricordi? Andavano forte prima che tutto andasse a puttane. Sì, giusto. Forza, andiamo. Vediamo se hanno incasinato le moto. Ok. Credi davvero che la tregua di Iron Mike con questi bastardi durerà? Non lo so. Gnanti di merda, dopo quello che hanno fatto al braccio di Boozer e anche a Lisa. Cosa? Ho trovato questo in mano a uno di loro. Che è successo? Tu e Boozer vi siete scontrati con i ripugnanti prima di rubare gli antibiotici? Io... non lo so. Senti, non so di cosa mi accusi, Carlos, ma ti giuro che farei di peggio se avessi tra le mani quel pezzo di merda. Forza, andiamo. Ok, dobbiamo seguire le linee verso sud, controllare i trasformatori e assicurarci sia tutto in ordine. D'accordo, ti seguo. Posso impedirtelo? Come sei finito nei motociclisti? È una lunga storia. Come la strada che resta? Ok, ero un membro della decima di montagna, un'unità avanzata che collaborava con l'Alleanza Settentrionale. Ehi, non sapevo fossi stato nell'esercito. Perché? Mi fai raccontare? Scusa. Eravamo diretti a Mazar-i Sharif, quando un gruppo di talebani nella direzione opposta ci ha teso un'imboscata. I loro autocarri erano equipaggiati con ZU-23, cannoni antiaerei modificati. Un arsenale? Già, puoi dirlo forte. La nostra jeep è esplosa, precipitando da un burrone dritto nel Hari. Sai quanto è difficile affogare in Afghanistan? Parecchio. È un unico enorme deserto. Comunque, io sono stato scaraventato fuori e quando ho ripreso i sensi ho visto la jeep nel fiume. L'ho raggiunta a nuoto sperando di trovare qualcuno vivo. L'ho fatto altre 7 volte. Quando ho tirato fuori Tanner, il mio sergente, un fratello per me, sono crollato. E quando sono tornato a casa, non lo so, ho comprato una moto. Ho trascorso un paio d'anni sulla strada, spostandomi da un posto all'altro e... A Fairwell, sei cresciuto lì, giusto? Sì, sì, più o meno. Quando mi sono sistemato lì, ho trovato un lavoro nell'officina gestita da questo tipo, il vecchio Jack. Era lui il capo della banda. Lo chiamavamo il presidente. Fu lui stesso a volermi. Ah, Jack. L'ho sentito nominare da Boozer. È finito in prigione, no? Eravamo in guai grossi e lui si è sacrificato per proteggere la banda. Si vede che tu e Boozer siete uniti. Torneremo domattina. Trova gli attrezzi necessari e lo rimettiamo a posto. Ci saranno meno furiosi in giro. Quindi niente doccia calda? Ok, ma prima ti mostro una cosa. No, Ricky, è stata una lunga giornata. Andiamo, sei un esperto di furiosi. Voglio mostrarti qualcosa che non conosci. Dai, tanto siamo già qui. Merda, ok. Andiamo. Posso chiederti una cosa? Oddio, ci riusciamo. Posso impedirtelo? Perché andate in giro vestiti così? Che vorresti dire? Perché indossate ancora il gilet? Tu e Boozer, intendo. Non state cercando nuove reclute e non avete più un territorio da marcare. No? Un
paio di colleghi allo stabilimento indossavano i simboli di una banda nel weekend. Un giorno ho chiesto loro perché. Mi hanno risposto che era un modo per gridare vaffanculo alla polizia, alle autorità, alle istituzioni. Tu a cosa ti ribelli? Alle cose rimaste. Ascolta, li indossiamo e basta. Cosa vuoi che ti dica? Non so Boozer, ma io non cerco di comunicare proprio niente. È solo un gilet. Ma mi rappresenta. Ho fatto parecchie cazzate in vita mia, ma unirmi alla banda... diciamo che è una delle poche scelte di cui non mi sono ancora pentito. Ricky, perché siamo qui? Ho già visto i treni della morte della Nero e anche le orde. Lo so, ma questo è diverso. Guarda. A volte vengo qui a osservarli. Si nascondono in quei vecchi depositi da cui escono la sera, come se li chiamassero per la cena, ok? La mattina tornano dentro e credo si ibernino. È mai scesa a vedere? No. Una volta mi sono avvicinata e una decina di loro mi ha inseguita. È come far cadere un alveare. Dai, andiamo via. È quasi buio. Ok. Ok, comunque l'altro giorno... beh, ho assistito a una scena incredibile. Hai voglia di chiacchierare? Sentiamo. Aspetta, fammi indovinare. Hai visto un elicottero della Nero? Un attimo. Come fai a saperlo? Ci sono stati diversi avvistamenti ovunque allo Lake. Cazzo! Che ti importa? Non sono qui per aiutarci. Sparano a vista, a quanto dicono. Niente. Oh, sembrava il contrario. Ehi, dove sei stata oggi? Mi sei mancata anche sì, tu. Sì, beh, Schizzo ha detto che è riuscita con Deacon e mi sono preoccupata. Eddie, sono stanca, ok? Questa è ehi, bella. Ehi, Dick, grazie. Sì, beh, chiamami quando vorrai sistemare il trasformatore. Mi trovi in giro. Certo. Che stronzate. Ma perché fai così? No, no, perché tu fai così? Te l'ho detto, sono stanca. Tutto qui. Ok, scusami. Come ti ho detto, ero in pensiero. Non è da te sparire senza dirmi niente. Ok. Tutto qui? Okay.